Eccoci qua, ci ritroviamo ancora tutti insieme per suggerirvi delle chicche brevi ma molto simpatiche da fare e soprattutto creative. 180 secondi, quindi 3 minuti. Con questa ricetta, che non è addirittura una cosa da cucinare, però nell'assemblaggio di questi ingredienti è molto molto piacevole. Sono le cime di rapa, periodo delle cime di rapa. La padella molto forte, io le vado a soffriggere, noterete che queste poi diventano croccanti, diventano leggermente crispy e le usiamo da stendere in un piatto. In questo caso io oggi ve le servo in una piastrella, esattamente una piastrella. Nel mio ristorante a Berichina abbiamo l'abitudine di servire questi prodotti non solo nel piatto di porcellana, che ha tutto il suo fascino, ma in tante altre contenitori, tantissime altre cose. Dovete curiosare sul mio portale, sul sito, vedete delle cose molto molto simpatiche. Allora, queste sono le cime. Gli ingredienti sono la bufala, ci sono le pesche e l'uvetta. Allora, in poche parole, vedete, io la vado a girare, in poche parole, cuoce. Queste sono, diventano croccanti, le potete mettere anche in insalata, le potete mettere anche sopra un piatto di pasta, sopra del risotto, sopra una tagliata di carne. Questo è il nostro piatto, e cioè, come vi dicevo, la piastrella. Intanto che la cime di rapa va, io taglio in poche parole la pesca, ok? La taglio in questo modo qua. Lì mi piace l'idea di averla a lamelle, vedete? Queste. L'uvetta invece l'ho già precedentemente bagnata e resa morbida, ok? Notate la cime di rapa come sta diventando croccante. Lo potete, basta che lo girate, una padella antiaderente con pochissimo olio, non dovete mettere sale. Questo è un piatto che non ha sale, la sua sapidità viene assolutamente dalla mozzarella. Noi stiamo usando una mozzarella di bufala. Qua ci stanno bene anche degli straccetti, addirittura anche molto molto bene ci sta una burrata fantastica, un gusto così ce lo invidia tutto il mondo, vedete? E questa è anche l'uvetta, La cime di rapa adesso, guardate com'è bella croccante, l'adagiate su questo piatto. Qui siamo anche su una parte molto decorativa, molto piacevole, però c'è da mangiare, è un antipasto, guardate che bello, cioè, poi esprime un profumo veramente particolare, questo, vedete? In poche parole, qua io vado a mettere la pesca in abbinamento, sopra le cime di rapa, poi vado a abbinare anche con la mozzarella, faccio così, qua la metto un pochettino in giro, questo è un antipasto freschissimo. Potrebbe essere anche l'idea di un aperitivo. Poi l'uvetta ammorbidita. Noi, a dire la verità, l'abbiamo ammorbidita leggermente nel vino o anche in un vino passito o nel marsale, in modo che prenda anche questo sapore dolciastro. Il piatto poi noi lo finiamo con dell'olio extravergine di oliva. Vi assicuro che nella sua semplicità farete un figurone, perché diranno: ma sei mica un chef? Ciao, buon appetito! Yeah.